Ciao a tutti, sono Massimo Scabbia, sono un attivista dal 2006 del Meetup della provincia di Cuneo. Oggi vi racconto una storia che si dipana tra il 2012 e il 2013. Infatti nel 2012 come gruppo di Mondovì abbiamo deciso di partecipare con un discreto successo alle amministrative e nel 2013, più precisamente a maggio, ricevo una bella notifica dal Tribunale di Mondovì che mi informava che ero stato querelato per ingiurie e diffamazione a mezzo stampa dal segretario del circolo PD comunale. La denuncia si riferisce a una diatriba che c'era stata durante il periodo elettorale nel 2012, sorta da un carteggio che il PD aveva fatto circolare tra i propri simpatizzanti, attivisti, sostenitori e tesserati. Invitava a fare delle donazioni a sostegno della campagna elettorale di Mondovì Movimento. Mondovì Movimento era il contenitore del centro-sinistra presentatosi alle elezioni del 2012, nel quale erano confluite varie anime appunto del centro-sinistra. E ci avete chiamato moralisti e ci avete multato, Presidente, per questo. Voi vi arroccate nel bunker in basso per tenervi stretto il malloppo e noi, Presidente, continueremo ad opporci e continueremo a chiamarvi ladri. Non è un vero e proprio reato quello che veniva enucleato in queste missive che il PD mandava ai propri sostenitori. Diciamo che c'era molto, molto poco fair play in comunque una campagna elettorale che doveva eleggere un sindaco, non era l'elezione di una bocciofila, del presidente di una bocciofila. Siamo usciti con un comunicato stampa dove denunciavamo il fatto e chiedevamo al PD di tornare sui propri passi, magari dicendo che si erano sbagliati, che avevano commesso una leggerezza. Sono seguite delle risposte più o meno scomposte sia da parte di PD che da parte di Mondovì Movimento, ma non hanno voluto recedere dai loro intenti. A maggio 2013 abbiamo scoperto che il sottoscritto, in quanto firmatario della lettera di diffida mandata a suo tempo al PD, era stato denunciato per diffamazione a mezzo stampa e ingiuria. Consultando i vari atti depositati nella cancelleria del GIP, veniamo a scoprire che questi aveva già disposto l'archiviazione della querela, in quanto secondo lui era critica politica e quindi non c'era nulla di penalmente rilevante. Il PD a marzo 2013, e notate bene la data, sto dicendo marzo 2013, ovvero 15 giorni dopo le ultime elezioni disastrose per il PD, momento in cui dovevano pensare a 200.000 cose tranne che pensare a una lettera di diffida mandata dal Movimento 5 Stelle di Mondovì, si oppone all'archiviazione della querela. Quindi cosa succede? Il 28 ottobre ci sarà un'udienza dove si andrà a dibattere di questa denuncia, querela per diffamazione ed ingiuria. Antonello e Nicola sono stati utilissimi in questi mesi per approntare la memoria difensiva. Ne vedremo delle belle, sono convinto.